divertente! Benvenuti alla scuola divertente! Cosa sono questi? Questi si chiamano broccoli. Broccoli. E cos'è quest'altra? Queste sono le carote. Carote. E cosa abbiamo qui? Le nostre cipolle. Cipolla. Che languorino. E cos'è quest'altra? Questa è una bella bistecca. Bistecca. Oggi impareremo come cucinare la carne con le verdure. Vieni con me! Ciao Marshall! Ho avuto un'idea. Oggi facciamo un bel po' di pesce. Lo impaniamo in farina, vediamo cosa viene fuori. Ciao Catboy, ecco il pesce. E io nel frattempo vado a cercare una buona padella. Arrivo subito. Qui nulla. E anche qui nulla. Mi sa che padelle non ne abbiamo. Dovremmo usare qualcos'altro. Perfetto! La pentola sarà più che sufficiente. Il pesce è quasi pronto, pronto per essere cotto. Oh, ma che puzza! Il pesce a me non piace. Vorrei una buonissima fetta di carne. Catboy, la pentola è pronta. Possiamo mettere il pesce a cuocere. Sì, lo porto subito. Mi sa che quei due stanno combinando qualcosa di strano. Non hanno aggiunto l'olio e sento già una strana puzza di bruciato. Ma... Ma che puzza di bruciato! Ma cosa avete combinato, ragazzi? E questo cosa sarebbe? Del pesce arrosto? Questo è un pesce bruciato! Ah. Andrea, questa è la prima volta che facciamo del pesce fritto. Mi sa che qualcosa è andato storto. Ma certo che Catboy, il pesce va fritto in padella e non in pentola. E poi va aggiunto l'olio. Guarda, cosa avete combinato? Andrea, ma noi lo sappiamo benissimo che serve la padella, ma non l'abbiamo trovata. Forse in casa non c'è, bisognerebbe comprarla. Sì, Marshall, hai ragione. Se a casa non c'è, bisogna comprarla. Intanto sistemiamo la situazione. Laviamo la nostra pentola, laviamo i nostri piatti. E poi mi sa che saremo costretti a comprarla questa padella. La nostra pentola è quasi pulita. Andrea, c'è ancora questo piatto con la farina da lavare. Guarda qui. E anche il piatto è pulito. Rubble, mi sa che tocca a te andare a comprare la padella. Perché se vuoi mangiare, c'è bisogno di comprarla. Vai al negozio da lì. Sì, ho tanta fame. Vado e torno subito. Arrivo! E mentre Rubble va a comprare la nostra padella, tu guardati un bel cartone animato. A dopo! Le macchinine colorate
e i puzzle. Le quattro macchinine colorate stanno correndo per il parco giochi. Ciao macchinine, giochiamo insieme? Questo è un gioco con i puzzle. Dovete trovare un'immagine giusta per ogni puzzle. Una tazza verde, una mela rossa, una pera gialla ed una prugna viola. Le troverete qui nel parco giochi. Quale mela sceglierai, macchinina? La verde o la rossa? Sì, giusto! La mela rossa. Ed eccola al suo posto. E ora la macchinina verde prende la mela verde. E la mette... Oh no! Non va lì! Non è quella giusta! Ed eccola, la macchinina che ha trovato finalmente il puzzle giusto. Vediamo se incastra bene. A posto, è la tazza verde. La macchina gialla è alle prese con la prugna. No. Adesso ha con sé la pera gialla. Perfetto. La prugna, certo, la prenderà la macchinina blu. Pronti! Eccola al suo posto e la macchinina verde dà una mano. Ottimo lavoro, macchinine! Ciao! Alla prossima puntata per divertirci ancora! Ah, ecco qua, fatto! Wow! Quanti piatti, quanti elettrodomestici per la casa, wow, guarda, una macchina per impastare la pasta, vediamo cosa c'è oltre. Ciao Robbo, come posso esserti di aiuto? Ciao Lift, ho bisogno impellente di comprare una padella, puoi aiutarmi? Ma certo, Rubble, guarda qui, eccole qua. Scegli quella che vuoi. Grazie, grazie, Lift. Scelgo questa verde. Quanto ti devo, Lift? Quanto costa la padella? Il tutto viene 10 soldi. Ecco a te, Lift. Grazie mille. Ciao Lift, grazie mille! Ciao Rubble, torna a trovarmi quando vuoi, ciao! Ah, ti do una pulita che vuoi, sei pieno di farina, ma come ti sei combinato? Perfetto, adesso sei tutto pulito! Eccomi, ho comprato la padella, su, cuciniamo che sto morendo dalla fame! Bravissimo Rubble, ecco la padella è quello che ci vuole per fare ciò che vuoi fritto. Il pesce è finito Andrea, cosa cuciniamo adesso? Non preoccuparti Marshall, ci penso io,
Adesso facciamo un bel po' di carne con un mix di tanti buoni ortaggi. Per preparare la nostra carne ci serve della plastichina rossa e della plastichina bianca. Allora prendiamo un po' di bianco. E prendiamo adesso un po' di rosso per fare il resto della nostra carne. Ed ecco la nostra buonissima fetta di carne. La mettiamo subito a friggere. Ragazzi, ditemi un po', come verdure, cosa volete per contorno? Cosa facciamo con la nostra buonissima fetta di carne? Andrea, io voglio i broccoli. E io invece la cipolla. E tu, Rabbo, dimmi un po', che verdure vorresti? Mi andrebbero delle buonissime carote. Perfetto, ho capito bene cosa volete. Allora, per fare le nostre carote ci serve della plastichina di colore arancio. Per i nostri broccoli di colore verde. Per fare della cipolla ci serve invece della plastichina di colore giallo. Ecco i nostri broccoli. E adesso facciamo la nostra cipolla. Ed ecco, le nostre cipolle sono tutte pronte. Ci rimangono soltanto le carote. Andiamo a farle. Questa verdura ha proprio un bello aspetto. Sì, andiamo a friggerle insieme alla nostra carne. E non ci dobbiamo dimenticare di aggiungere l'olio. Ho tanta fame, Andrea, ho tanta fame. Non preoccuparti, Rubble, è già tutto pronto, arriva a tavola. La nostra carne adesso invece la dividiamo in tre parti. In cucina state sempre molto attenti con il coltello, può essere pericoloso. Ero proprio affamato. Andrea, tutto molto buono, questa carne è squisita. Ah, che odore buono, e sono sicuro che il gusto sarà ancora meglio. Quei due devono essere proprio affamati. Anch'io un po' lo sono. Buon appetito, ragazzi! E a te grazie di aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!